Altra equivalenza stavolta è una velocità che è espressa in metri al secondo, quindi immaginiamo un oggetto, una macchina che corre a 45 metri al secondo, dobbiamo esprimere questa velocità in chilometri orari. Anche questa è una doppia equivalenza come quella della densità precedente, perché al numeratore dobbiamo passare da metri a chilometri, al denominatore dobbiamo passare da secondi a ore, quindi è una doppia equivalenza. Come sempre il numero 45 lo ricopio. Al posto di metro, un metro, scrivo il valore di un metro espresso in chilometri, è un millesimo di chilometro. Un metro è 10 alla meno 3 chilometri. Al denominatore devo esprimere un secondo espresso in ore. È più facile il contrario, un'ora espressa in secondi. Un'ora è fatta di 60 minuti, 60 minuti ciascuno di 60 secondi. Quindi 60 per 60, un'ora è fatta di 3600 secondi. Ma a me serve un secondo da esprimere in ore. E quindi un secondo è una frazione dell'ora, è un 3600esimo dell'ora. Quindi al posto di questo secondo che sta al denominatore scrivo un 3600esimo dell'ora. Poi continuo, 45 lo ricopio, 10 alla meno 3 qui l'ho scritto 0,001, chilometri lo ricopio e quando vado a dividere per questa frazione sappiamo che dividere per una frazione equivale a moltiplicare per la frazione rovesciata, cioè per il reciproco di quella frazione. Quindi moltiplichiamo per 3600 diviso un'ora, eccola qua la frazione rovesciata. A questo punto basta fare i calcoli, 45 per 001 per 3600 fa 162 e l'unità di misura è chilometri diviso ore, chilometri orari, è finita l'equivalenza.